Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora scopriamo subito quali saranno i temi affrontati all'interno di questa puntata. La manovra finanziaria chiude il bilancio in sanità in pareggio. Al via a Fogliano della Chiana l'edizione 483 del Carnevale più antico d'Italia. Seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024, interventi normativi collegati e documento di economia e finanza 2022. Sono i tre atti della manovra finanziaria toscana approvati in Consiglio regionale nel corso dell'ultima seduta e illustrati dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. Ci sono tanti interventi di spesa in questa variazione al bilancio di previsione 2022-2024 che vanno dal sostegno alle scuole dell'infanzia paritaria, alle scuole materne non statali, alla banda ultralarga in aggiunta ai fondi europei fino ad arrivare alle iniziative dello spettacolo per la celebrazione di ricorrenze specifiche, alle quali sono destinati oltre 370.000 euro. Ci sono soprattutto una serie di misure che vengono destinate al sistema viario toscano. In particolar modo oltre 6 milioni di euro sono destinati alla variante di Gassano nel comune di Fivizzano, ma ancora 3 milioni di euro alla provincia di Grosseto e così anche oltre 2 milioni di euro al comune di Stazzema. Ci sono poi una serie di interventi che sono finalizzati al recupero del patrimonio e dei beni immobili presenti nel territorio regionale. Ricordiamo i 500.000 euro che vanno al recupero della ex scuola elementare di Bergio La Foscalina a Carrara, ma ancora una serie di interventi per il recupero del patrimonio della chiesa nel comune di Barberino del Mugello, fino ad arrivare a 800.000 euro destinate al comune di Aulla per il recupero della sala polifunzionale che è stata profondamente lesa dai danni dell'alluvione del 2011. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani si è soffermato sugli interventi che consentono di chiudere il bilancio in sanità in pareggio con il 2021, un obiettivo raggiunto senza ricorrere all'aumento di tasse imposte per i cittadini toscani. Bel dibattito in Consiglio regionale che afferma il valore di una iniziativa che ci porta con la variazione di bilancio a chiudere in pareggio il bilancio della sanità 2021. Avendo avuto la capacità di individuare singoli capitoli, particolari manovre, risorse che ci consentono di colmare con complessivamente alla fine in un anno e mezzo 400 milioni quello che era la preoccupazione di vedere una sanità destinata al commissariamento. Per la Giunta è un grande successo e sotto questo aspetto è importante averlo raggiunto senza dover aumentare le tasse, le imposte, ma invece contenendo quello che è la capacità di spesa attraverso le risorse del bilancio ordinario della Regione. Una operazione importante che però testimonia la battaglia che Italia Viva ha fatto, una battaglia che porta in equilibrio i conti della sanità toscana, che tiene in equilibrio le finanze della nostra regione, che dà risposte ai territori, fa investimenti sulle infrastrutture e sulle opere pubbliche, ma che soprattutto non aumenta le tasse ai cittadini toscani. Non era scontato, è una battaglia che arriva da lontano, da quando abbiamo fatto il bilancio di previsioni, sono stati 5 mesi anche di trattativa politica. La nostra fermezza riguardava il fatto che si dovessero trovare le risorse, tenere i conti in equilibrio, ma non si dovesse aumentare l'addizionale IRPEF. Questo è stato un motivo del nostro agire, anche per quanto riguarda il bollo dell'auto. C'è una fermezza delle nostre posizioni, riteniamo che qualora ci debbano essere manovre debbano andare in maniera espansiva a ridurre la tassazione ai cittadini, non certo ad aumentarla, quindi abbiamo dimostrato che si potevano trovare i conti, si potevano trovare le risorse, quindi c'è una modifica del DEF, un DEF che trova un rilancio a questo punto della strategia di programmazione della nostra regione e un bilancio che trova un equilibrio grazie a un lavoro che noi abbiamo fatto, che abbiamo sostenuto, per effetto di una battaglia politica che oggi trova, diciamo, il suo culmine in questa approvazione di questa variazione. Critico il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, che individua due distinte variazioni di bilancio. Una che era composta di 18 interventi, 6 dei quali servono a stanziare fondi per i comuni che vanno al voto tra 10 giorni, quindi abbiamo definito un bilancio elettorale.
Un bilancio che non noi, ma il Comitato per le Autonomie Locali stenta a capire con che razzo siano stati scelti i comuni per fare gli interventi, lo scrivono loro, e hanno ragione perché noi leggiamo di 50.000 euro, vi faccio degli esempi, 50.000 euro dati al comune di Montemignaio, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per la manutenzione ordinaria delle strade comunali. Cioè la regione paga le toppe di asfalto che si fanno in campagna elettorale, che i sindaci facevano in campagna elettorale per vincere le elezioni, 50.000 euro. 80.000 euro al comune di Sarteano, che casualmente andrà al voto tra 10 giorni ed è governato dal centro-sinistra, per rifacimento, per manutenzione ordinaria di uno stabile di proprietà comunale. La seconda variazione elettorale di bilancio arriva ieri in aula, presentata dal presidente Giani, che introduce non un intervento o due in più o ne modifica uno, ne introduce 9 in più. Arrivano ieri e negli interventi del presidente Giani scopriamo 300.000 euro per il rifacimento della fortezza vecchia di Livorno. Benissimo, noi siamo a favore, abbiamo parlato con i nostri consiglieri comunali di Livorno e lo sosteniamo quell'intervento, è un intervento necessario, ma chi l'ha deciso? Cioè il sindaco di Livorno è l'ultimo che ha chiamato Eugenio Giani prima che entrasse in aula e quindi ha vinto il bonus di 300.000 euro per la fortezza di Livorno. Perché la fortezza di Livorno e non il carcere di Grosseto? Parla di mancato rispetto istituzionale dimostrato il consigliere della Lega Marco Casucci in riferimento alla presentazione in aula di emendamenti da parte di Giani senza ricercare il confronto nella commissione competente. Anche questa volta portate in aula degli emendamenti all'ultimo tuffo, ma io direi ancora di più, in commissione non si è presentato né in fase di illustrazione né di voto referente. Io le mie domande ho dovuto farle in aula. Eravamo abituati a ben altro atteggiamento da parte dell'ex assessore Bugli. In Regione Toscana continua un immobilismo, un conservatorismo che non è degno della storia della nostra regione. La situazione è veramente complicata. Consideriamo che l'aumento dei costi energetici potrebbe coinvolgere fino a 15.000 imprese e a 117.000 cittadini toscani. Queste sono le cifre impietose. E noi cosa troviamo? Troviamo un documento economia e finanza che manca della nota di aggiornamento, come se il mondo fosse rimasto lo stesso. E nel mezzo vi è stata una pandemia, siamo purtroppo di fronte a una guerra nel cuore dell'Europa. E soprattutto vediamo un collegato di interventi che sono sempre riconducibili a scelte discrezionali del governatore, mentre noi riteniamo si debba privilegiare lo strumento del bando per una maggiore trasparenza. Noi lo diciamo forte e chiaro, questo modo di fare del governatore non ci piace, così la Toscana non può essere portata avanti. L'opposizione sarà sempre più dura, perché se non veniamo ascoltati noi alzeremo ancora di più la nostra voce. L'originaria variazione naturalmente si fondava sulla necessità di riassorbire in qualche modo il debito della sanità, del servizio sanitario regionale. Un riassorbimento che sostanzialmente deriva da una serie di interventi di natura tecnica che però ancora oggi non hanno dato certezze sul fronte del pieno e completo rientro, anche perché le risorse statali non sono arrivate nella misura in cui la Regione si aspettava, sono state inferiori e quindi di conseguenza molto probabilmente ci saranno da fare altri interventi su questo fronte. Per il resto una manovra di bilancio che ricalca ormai una forma o un modus operandi che è noto, interventi legati a singole esigenze dei territori, una mancanza sostanzialmente di organicità e di interventi di tipo strutturale. Noi naturalmente il principio per cui gli enti locali vanno sostenuti ci mancherebbe, lo condividiamo, è chiaro che però gli enti locali vanno sostenuti a tutto tondo e quindi l'intervento singolo in base a chi bussa prima alla porta, questo per noi è inaccettabile. Quindi auspichiamo davvero che questo modo di gestire le variazioni di bilancio e i lavori del Consiglio cambi da parte della Giunta, perché altrimenti in una congiuntura
congiuntura internazionale già molto difficile, dove tante aziende, tanti lavoratori ancora sono in una condizione di forte disagio, ecco, la politica forse deve fare sicuramente uno sforzo in più. Il consigliere Diego Petrucci si è soffermato sugli aspetti della manovra finanziaria legati alle politiche sanitarie. La sanità un'altra volta è un'emergenza finanziaria e non soltanto, e dare la colpa al Covid è sicuramente una buona scusa, ma non serve a trovare la soluzione rispetto alle criticità del sistema e così per come è strutturato. Io penso che si debba andare a vedere laddove ci sono i veri sprechi. I veri sprechi li troviamo nei centri di potere, nelle baronie ospedaliere, che troppo spesso servono a conservare se stesse e a garantire appunto quel potere anziché a dare una sanità migliore e più efficace ai toscani, alle toscane, e quindi a intervenire in un senso più opportuno. Noi riteniamo che si debba provare a razionalizzare il sistema. Da questo punto di vista la scelta che fa la Giunta Giani è quella di risparmiare sui salari, risparmiare sul lavoro. Abbiamo già detto del 118, c'erano i medici, adesso ci mettiamo gli infermieri, chiaramente un'operazione che serve a risparmiare, perché lo stipendio dell'infermiere è inferiore a quello del medico. Noi chiediamo che, se va avanti con la riforma, ci sia una rivalutazione salariale anche per gli infermieri che andranno a fare quel lavoro. Si vede cosa sta succedendo, per esempio, in tutta la partita dei prelievi biologici, sia ambulatoriali che domiciliari, dove la Regione ha deciso di fare una sorta di subappalto, ovvero di esternalizzare il servizio, anche lì perché? Perché si ritiene di risparmiare sul lavoro, ovvero la Regione Toscana pensa di risolvere i problemi economici del comparto sanitario tagliando sui diritti e sugli stipendi dei lavoratori. Noi pensiamo che sia una scelta sbagliata. Nottambuli, Rustici, Azzurri e Bombolo sono i cantieri pronti a colorare le strade di Fogliano della Chiana, che dal 5 al 19 giugno si riappropria del suo carnevale giunto alla 483esima edizione. L'evento è stato presentato in consiglio regionale. Il carnevale di Fogliano è una delle più belle tradizioni che abbiamo nella nostra Toscana, fatta di colori, fatta di allegria, e devo dire, dopo questo anno e mezzo difficile, due anni difficili di pandemia, questi momenti servono, come dire, a ridarci speranza, e sono contento che abbiamo potuto lanciarlo qui in consiglio regionale. Un periodo inusuale nel quale svolgere, dopo l'ultimo rinvio dello scorso febbraio, causa pandemia, quella che è stata definita l'edizione della ripartenza. Tante anche le iniziative collaterali con appuntamenti che spaziano dall'arte all'enogastronomia. Sabato 11 giugno, inoltre, appuntamento in notturna. Soddisfatto il sindaco di Fogliano della Chiana, Francesco Sonnati. Far vivere ai nostri cantieristi, tutti dei quattro cantieri, Rustici, Nottambuli, Azzurri e Bombolo, la vita di cantiere, lavorare per il carnevale e riportare la gente in piazza e gli sfottò, che sono il sale del carnevale, è qualcosa di assolutamente utile, fondamentale e importante. Ad illustrare le date e il programma della manifestazione è Massimo Di Chiara, presidente dell'Associazione Carnevale di Fogliano. Ufficialmente inizia il 5 e andrà avanti per tre fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le varie sfilate dei carri allegorici. Il primo, c'è la gara il 5 di giugno, poi dopo avremo un weekend che è compreso tra sabato e domenica, l'11 e il 12, e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto. Noi vediamo sfilare un carro, ma ci sono dietro ore di lavoro, sacrifici, rinunce importanti anche di chi sta in cantiere piuttosto che in famiglia, quindi siamo contenti, significa che non avevamo sbagliato pensando che il carnevale fosse davvero importante per questo territorio, ma l'ho dimostrato reinventandosi in una stagione dove di solito si va al mare. Questo lockdown ha costretto tutti quanti a stare in isolamento, a mancare nei momenti di aggregazione e di festa, e quindi bentornato carnevale. E credo che sia veramente una manifestazione molto bella, che assieme a quella di Via Reggio direi che è una delle manifestazioni del carnevale più bella. È tutto, questa era la nostra ultima intervista. Cronache e Commenti torna la prossima settimana.